È la 23ª volta che Casertana e Nocerina si affrontano su un terreno di gioco. 6 le vittorie della Nocerina, 10 quelle della Casertana. È tutto pronto per Casertana-Nocerina. È una gara particolare, innanzitutto è un derby, per cui una gara molto sentita. Occupa l'ultima posizione disponibile, il 5º posto, mentre la Casertana è 8ª a meno 5. Non sono presenti i tifosi della Nocerina, intanto la Casertana in attacco, c'è il cross di Monti, troppo sul portiere, esce e blocca. Pallone per Visente, in profondità per Favetta, gran tiro al volo, bellissima questa azione della Casertana. Altro cross dentro, basso, pallone resta lì, ci prova Rainone. Poi Vecchione, Favetta in area, servito, c'è questa conclusione ribattuta, Favetta adesso in area, prova a calciare di destro, il pallone che sfiora il palo, prova la conclusione da lontanissimo, saltavacca, Vecchione prova a mettere dentro per Favetta, incrocio di sinistro palo, Adessi fuori, incredibile. Pallone regalato a Favetta, Mazzeo dentro per Dottavi, parte Garofalo, pallone dentro, colpo di testa di Vacca, messo male, poi c'è stato questo tiro cross da parte di Dammacco. Dottavi, limite dell'area, prova a concludere alto. Parte Adessi, pallone che si infrange sulla barriera, poi ci prova al volo. L'arbitro dice che può bastare, termina qui il primo tempo di Casertana-Nocerina, risultato di 0-0. La Nocerina, risultato di 0-0. Vediamo adesso cosa succederà in questa ripresa. Tavi, poi Adessi che la mette dentro, colpo di testa in torsione da parte di Favetta, pallone alto, da Chietti, la mette dentro, Chietti sul portiere, questo è un tiro più che un cross, fischia l'arbitro, finta di Monti, Visente dentro, per la girata di Favetta, gol, Favetta, gira Favetta, ancora lui, il capocannoniere, il trascinatore della Casertana, la sblocca lui, gira Favetta, per lui è il 13esimo gol in campionato in 22 presenze. Sì, per Visente in profondità, Colacicchi in area, Colacicchi sbaglia l'ultimo passaggio, sbaglia l'ultimo tocco, Falò prova da lontanissimo, Garofalo, Visente prepara la conclusione, Visente a cercare d'ottavi di testa, c'è la sponda per il colpo di testa lento, c'è questo tiro cross da parte di Mancino, ma doppia finta per Mancino, sovrapposizione di Chietti, poi viene fermato ancora Chietti, gran gol di Chietti, gran gol di Chietti, ma Colacicchi è stato un po' ingenuo, doveva buttar via il pallone, invece ha cincischiato, gliel'ha soffiato Chietti. Visente prova la conclusione, traversa, incredibile, termina qui l'incontro, incredibile, sfortunata la Casertana, una meravigliosa conclusione da lontano di Visente e pallone che si infrange proprio all'incrocio alla destra di Venditti, termina 1-1.